del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Riprendiamo ancora una volta il Vangelo che abbiamo ascoltato la notte di Pasqua, la notte della veglia pasquale, sottolineandone però un altro aspetto che ci aiuta a comprendere cosa voglia dire per certi aspetti la risurrezione del Signore, incontrare il Signore risorto e vivere appunto la realtà della Pasqua. Iniziamo invocando innanzitutto lo Spirito. Spirito Santo di Dio, le parole, anche quelle grandi della liturgia, hanno il compito di spingerci un po' più in là. Le parole che ridestano la fede, vincono la paura della morte, rinfrancano la memoria, hanno solo il compito di metterci in cammino. Poi bisogna andare, correre in Galilea per trovare e incontrare il Signore. Donaci il coraggio di muoverci e partire. Spirito Santo di Dio, scendi su di noi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, l'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli, ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vado in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Mi vedranno in Galilea. Qual è il senso di questo invito, che è poi un comando? Andate in Galilea, là potrete vedermi. E qual è la nostra Galilea? Cioè, se il Signore ha detto ai discepoli andate in Galilea, là mi vedrete, qual è la nostra di Galilea? Quella in cui andare per appunto vedere il Signore. Ecco, ritornare in Galilea vuol dire innanzitutto ritornare là dove tutto ebbe inizio, dove appunto ci furono gli inizi del Vangelo, dove Gesù cominciò a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino e cominciò appunto a chiamare i suoi discepoli. Come a dire riprendete il cammino dall'inizio. Ogni Pasqua è l'invito a ricominciare, a ripartire dall'inizio, come se appunto fosse un nuovo inizio, cioè c'è questa grande notizia, il Signore è risorto, ha sconfitto la morte, quindi bisogna ritornare all'inizio per ricomprendere, per capire meglio cosa voglia dire, per comprendere esattamente che cosa implichi questo grande annuncio e questa grande speranza. Ritornare là soprattutto dove si è cominciato ad essere discepoli, a seguire il Signore. Perché ritornare? Per farlo in modo nuovo, più consapevole, più convinto, più vero. È stato così per i discepoli, dopo il tradimento, dopo l'abbandono, l'invito era quello di ritornare in Galilea a ritornare ad essere discepoli. Quindi, partendo anche dal fallimento, partendo anche dall'abbandono, dal rinnegamento, dal tradimento di qualcuno, per dire cosa vuol dire essere discepoli di questo Gesù che muore sulla croce e risorge. Però è vero anche per noi, ogni Pasqua ci mette di fronte a questa domanda essenziale. Cosa vuol dire essere discepoli di Gesù? Che cosa implica per me nella mia situazione, nella mia condizione? Con ritornare in Galilea, che è il luogo della vita quotidiana. È interessante, per esempio, che Gesù rimandi i suoi alla Galilea e non, per esempio, a Gerusalemme, dove c'era il tempio, dove c'era il culto, dove c'era appunto
il momento straordinario e solenne della fede. No, li rimanda alla Galilea dove c'è la vita quotidiana. Tra l'altro una terra abitata da credenti e non credenti, una terra dove si mischiavano le fedi, dove si mischiava fede e dubbio, dove c'era un misto profondo di sacro e di profano, di luce, di tenebre, di vita e di morte, come è esattamente la nostra vita. Ecco, Signore ci rimanda alla vita quotidiana, che è quella che è, con le sue realtà positive, le sue grandi cose, ma anche le sue fatiche e le realtà appunto di tenebra e addirittura di morte. Lì il Signore ci precede. Molto bello che il Signore dica, ecco, io vi precedo in Galilea. Il Signore ci precede perché ha amato e ha già salvato questa vita quotidiana. Noi non dobbiamo mai dimenticare questa cosa. Il Signore ha già amato e ha già salvato la nostra vita esattamente com'è, esattamente per quello che è, e ci precede proprio perché Lui ha già realizzato la salvezza di questa no nostra vita quotidiana. E lì può accadere di poterlo incontrare. Queste donne che mentre tornano hanno l'incontro con il Signore. Ecco, questo è quel vi precede in Galilea, là lo vedrete. Diventa davvero la possibilità di incontrare il Signore proprio dentro quello che quotidianamente stiamo già vivendo, vissuto però e guardato in un modo nuovo. E allora chiediamo che questo si realizzi anche per noi. Ripetiamo insieme, aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore. Con una fede rinnovata, più convinta, più vera, aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore, con opere concrete e parole che siano credibili. Aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore, compiendo i segni di liberazione da ogni tipo di male. Aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore, dentro la nostra vita quotidiana proprio così com'è. Aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore, dentro anche i dubbi e le fatiche del credere. Aiutaci a ritornare nella nostra Galilea, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Tu ci precedi sempre, Signore. Vienici incontro mentre torniamo alla vita di ogni giorno, mentre cerchiamo le tracce del tuo passaggio, mentre cerchiamo di fare del nostro meglio, tra gioie e fatiche, tra dubbi, fede e speranze. Indicaci tu il cammino. Tu che hai già amato e salvato le nostre vite, le nostre case, le nostre terre, le nostre opere e i nostri affetti più veri. Sii benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore restate nella pace. Buon cammino.